Eh sì, è un momento importante, Slow Fish torna come ogni due anni, questa volta si fa al Porto Antico, quindi anche in un luogo già di per sé pieno di gente durante la primavera, è un Porto Antico che ha visto importanti novità in questi ultimi tempi, Italy, poi il Science Center inaugurato pochi giorni fa, è un luogo trasformato 20 anni fa ma in continua crescita con cose nuove, con cose molto belle, e con Slow Fish che torna qua anche per contribuire a un rilancio turistico in un momento certamente molto delicato per la nostra economia. La presenza di Slow Fish nel cuore della città e quindi con gente che lo incontra non solo perché ci va, ma semplicemente perché lì nel cuore della città sarà un evento gratuito, importante, di promozione della pesca sostenibile, che rinsalda il rapporto che noi abbiamo da molti anni con Slow Food, che è un'organizzazione che ha fatto moltissimo per ripensare il modo con cui l'uomo si rapporta col cibo. Questa problematica, edizione dopo edizione di Slow Food, diventa sempre più complessa e le preoccupazioni che non solo avvertiamo noi, ma deve incominciare ad avvertire la comunità internazionale, sono tragiche. Quindi, ancorché è il bene comune principale, non c'è una governance internazionale, non c'è un'istituzione sovranazionale che governi la complessità dell'argomento, e quindi edizione dopo edizione la tematica delle risorse ittiche sta diventando sempre più problematica e temo anche verso una situazione di irreversibilità, nel senso che passato un certo limite sarà ben dura recuperare ecosistemi compromessi, quindi per noi è sempre un grido di dolore e il Mediterraneo è forse il più delicato e il più in sofferenza. Questa è una crisi entropica, vale a dire stiamo consumando più risorse e più energia di quella che produciamo, quindi dalle crisi di questo entropiche si deve uscire con nuovi paradigmi, e i nuovi paradigmi sono virtuosi: rifiuto dello spreco, attenzione a difendere gli ecosistemi, diverso approccio verso i beni comuni. Tutte queste cose sono, la crisi aiuta a metterle in prima posizione. Ognuno poi troverà le formule migliori, ma non c'è ombra di dubbio che i nostri comportamenti individuali e collettivi devono cambiare.